Cari telespettatori, grazie come sempre della vostra presenza e insieme a Gaetano Alaimo che ringrazio come sempre della Ben presenza. Ecco, trovato Stefano, rinnovato saluto a tutti i telespettatori a casa. quest'oggi ci occuperemo di un giovane poeta, poeta e autore teatrale che è Lorenzo Cioce. Ecco, lascio la parola a Gaetano per la breve presentazione. Sì, grazie Stefano, è stata una conoscenza fortuita, casuale con Lorenzo, con la fidanzata che mi ha dato informazioni che c'era una presentazione di libro, di poesie, mi ha colpito sicuramente perché comunque ho assistito già ad una presentazione pubblica, ho voluto invitarlo appunto perché comunque giovani talenti è importante farli conoscere. Il libro è questo qui, Hai mai corso tra le nuvole? Il titolo, Minerva Editore, quindi se si può inquadrare, eccolo qui, perfetto. Domanda ovvia, come nasce la passione per la poesia e soprattutto data classe 91, già grande esperienza. Ah, intanto buonasera ai telespettatori e buonasera a voi. La passione per la poesia nasce in età scolastica, al liceo, quando ci fu un concorso che per fortuna dico che ho perso, perché poi da lì è nato un po' un senso sia di rivalsa, ma di approfondimento di altri poeti, non quelli prettamente scolastici. Quindi lì ho cominciato a leggere testi di Shakespeare anche in lingua inglese, mi sono appassionato al poeta Sabba e da lì poi è nata la prima raccolta con Terre Sommerse, una casa editrice discografica di Roma, con Lo Spreca Inchiostro, il mio primo libro, che poi è diventato il nome d'arte. Da lì è un piccolo successo perché ho ben venduto 700 copie, pensando che in Italia le copie dei poeti contemporanei siano sui 100-150 copie. Quindi è da lì il desiderio di farne una nuova raccolta. Pian piano sono nate le poesie di Hai mai corso tra le nuvole, ho iniziato nel 2012 e poi la pubblicazione 2 anni fa ad ottobre. Poi da lì è stato tutto un percorso, diverse presentazioni, ma soprattutto la passione dei lettori, ci sono quasi 70 recensioni su IBS, c'è la pagina Facebook, ci sono tanti, e soprattutto gli eventi che penso che siano la parte più interessante del lavoro. Una domanda che molti mi fanno è, possiamo dire che la fama nasce un po' dai social come mezzo di Facebook, in particolare di conoscenza dell'artista, del poeta? In questo caso no, No? sono sincero, e questo anche un po' appunto che mi si dice, lo dico anche nel comunicato stampa, io non faccio il personaggio, nel senso non nasco come youtuber, non nasco come... perché sui media, per esempio sui social media io ho 2000 fan, ma in realtà i libri che ho venduto sono 800, quindi vediamo che in realtà i libri si vendono alle presentazioni. Poi certo, magari aiuterebbe avere più la TV, ecco, forse la TV è un canale più importante rispetto per i libri. E lo vediamo nelle TV di Stato, per esempio, quanto sia importante magari presentare un libro. E i social possono aiutare a tenere nuovi contatti e a organizzare le presentazioni, questo sì. Bene, ecco, io ho scorso adesso, diciamo, la tua biografia e ho appunto potuto vedere che hai una laurea in storia medievale, moderna e contemporanea e ti sei occupato in particolare dell'imprenditore Adriano Olivetti. Ecco, io vorrei sapere un po' da te, sappiamo che la figura di Adriano Olivetti è una figura di imprenditore illuminato, ecco, cosa ti ha colpito di più di questo, diciamo, grande interprete della nostra imprenditoria italiana? Beh, il suo coraggio e la sua visione. Pensiamo che già negli anni 50 lui ha puntato all'elettronica ed era in concorrenza con l'IBM. Quindi magari se non fosse morto precocemente, dall'altro non fosse morto anche l'ingegnere Mario Chu, magari a quest'ora ci ritroviamo come leader mondiali di smartphone e PC. E dall'altra però, per esempio, la capacità di utilizzare i poeti responsabili del marketing, anche questa cosa mi ha molto Un colpito. mecenatismo quasi, un Sì. mecenatismo, ma Però anche molto utilizzarlo pratico, in sì, modo era pratico. arrivato a 60.000 dipendenti in tutto il mondo, fu capace di comprare un'azienda americana, adesso se pensiamo oggi che un'azienda italiana possa comprare un'americana, io lo ritengo quasi impossibile, molto raro. Bene, ecco Gaetano, che dici di far Sì, leggere. no, io poi sono rimasto molto colpito durante la prima presentazione, quindi se vuole l'autore leggerci qualche poesia sarei Volentieri. contento. Io insisterei, ho visto, sugli spreadisti e vorrei prima che ne facessi un commento, una Va bene. preparazione e poi di leggercela. Ma questa poesia nasce tanto vari anni fa, quando ci fu un po' la crisi politica con il governo Berlusconi, perché in realtà molti l'hanno definito colpo di Stato, mi colpì questo spread, che in realtà la differenza è di titoli di Stato tra quelli italiani e quelli tedeschi. Allora ho un po' giocato su questa cosa perché ho voluto far capire che la poesia può trattare anche temi attuali e sotto può essere civile, cosa che in Italia si tende a non fare più.
mentre per esempio in Sud America la poesia civile è molto importante. Ve la leggo. Grazie. Gli spreadisti. Persone comuni attente a leggere i soliti quotidiani nazionali, qualche titolo roboante da prima pagina, sui soliti politicanti della nostra AI Serva Italia. Spunta un numero di tre cifre, un semplice tasso, ma quanto interesse per lui? Il suo nome è spread e fa proseliti ogni giorno. Lui è un semplice differenziale di sporchi speculanti titoli di Stato, italo-tedeschi. Ormai i suoi fan seguono il suo andamento giornaliero, da perfetti seguaci, schiavi di un numero, posseduti dalla sete di denaro, calcolatori del profitto. Si dimenticano la realtà sociale dove le differenze aumentano, tra chi sperpera e chi muore di fame a fine mese. Cari spreadisti, leggete la realtà. Sarete voi, non un numero, a fare la differenza. Bene, il commento direi che è superfluo, ognuno di noi poi trae dalla poesia questi elementi. Ecco, un'altra cosa, se mi permetti, il titolo, no, che hai dato al testo, Hai mai corso tra le nuvole, e anche credo che ci sia anche una poesia, no, che Sì. tratta, una tua poetica appunto, che tratta di questo. Hai mai corso tra le nuvole? Ecco, cosa si può intendere con questo testo? Ma in realtà ci sono due significati. Io mi è stato bello durante le presentazioni chiedere anche alle persone: avete mai corso tra le nuvole? Alcuni rispondono in maniera forse quella più semplice, no? Sentirsi leggeri, vivere di sogni. Ma in realtà è il contrario a me corso tra le nuvole, correre tra gli ostacoli della vita. E soprattutto io mi rivolgo alla mia generazione e forse a quelle più piccole di me, cioè correre tra gli ostacoli che incontriamo ogni giorno. Io lo so dalle mail che non ti rispondono, poi magari vai all'estero, appunto vai in Slovenia, prima ne parlavamo con Gaetano, e arrivi subito alla TV di Stato, Radio di Stato, articoli di giornale, e vieni soprattutto spronato a fare di più. E adesso io sono ancora in contatto e mi chiedono come va il teatro. Questo è forse un po' una critica che si può fare alla nostra società, di aiutare un po' di più i giovani, ma non solo a parole, io parlo di fatti e di azioni quotidiane. Infatti questa è un'occasione che vi ringrazio perché è rara, e soprattutto in Italia. Come no, grazie Adesso, ancora. allora ve la leggo. Sul testo. Prego. Hai mai corso tra le nuvole? Respiriamo profumi di smog, viviamo in alveari dove tra le celle le api non si conoscono. Ci sporchiamo la bocca di parole vuote, scritte, copiate su muri virtuali che gridano solitudine. Ma tu hai mai corso tra le nuvole? Esiste un profeta senza volto che insegna speranza, senza preghiere a riviste, senza promesse di successo. Prova a suonare all'interno dal nome incomprensibile. Raggiungi l'unica scala senza gradini. Scava tra i pensieri più ingenui. Disegna la chiave che potrai perdere continuamente e che sempre ritroverai dentro di te. Sussurrerai: apriti cielo, e spalancando l'immaginazione ti chiederai il perché del rarefatto respiro. Hai mai corso tra le Bene, complimenti, nuvole? ecco, da questo Grazie. punto di vista. Gaetano, a te. Vabbè, io più che una domanda vorrei un suo parere. Appunto, ha toccato il discorso dell'Italia, delle sue bellezze, ma anche delle sue contraddizioni, un popolo di santi, navigatori e poeti, in realtà, che non valorizza forse al massimo quello che è la bravura dei talenti come sei tu. Ti do del tuo, mi permetto. Qual è il tuo pensiero? Cosa si potrebbe fare soprattutto per svecchiare questa Italia che non solo politicamente, ma anche dal punto di vista artistico? Senza rottamare, Senza però, rottamare, senza e non rottamare. tocchiamo No, temi non si politici tratta di rottamare, si assolutamente. tratta semplicemente di fare quello che si è sempre fatto, cioè il turnover. Io lo vedo nella mia famiglia, cioè se semplicemente si lasciasse spazio a livello lavorativo, ma non solo lavorativo, anche di idee, ma collaborando. Non c'è bisogno di spazzare via l'altra generazione, noi possiamo imparare dalle generazioni precedenti. Si tratta di trovare un nuovo modo di approcciare alla realtà, quindi non soltanto con degli spot elettorali, con delle mance, ma più che altro con una visione diversa, un approccio diverso alle generazioni future. E quindi è questa la mia speranza. Io vi do una buona notizia: io ho appena vinto una borsa di studio. Ecco, questa per esempio può essere una chiave per dare una mano veramente ai giovani, aumentare per esempio il numero di borse di studio, aiutare a studiare i ragazzi anche fuori dalle loro città. Ecco. Sicuramente, sicuramente, e noi raccogliamo questo, diciamo, invito, e soprattutto ci complimentiamo perché veramente i testi che abbiamo potuto vedere adesso con Lorenzo Cioce sono Io mi permetto, veramente. non so nella provincia di Viterbo se sono previste delle date oppure possiamo essere fautori di un lancio di questo volume, la Lo presentazione in presenterai. altri A Viterbo ho luoghi. già presentato la Libreria dei Salici, e adesso Ok. poi lo presenterò a Roma per un evento al centro storico, a Via Margutta, la storica via degli artisti di Roma, e poi sarò a Ischia il 30 giugno.
Io, come emittente locale, mi riferisco a chi nella provincia di Viterbo, se vede questa trasmissione, che voglia fare un invito appunto per un'ulteriore presentazione del volume. Di valorizzazione. Bene, ecco, Grazie. io ringrazio il nostro ospite Lorenzo Cioce, poeta e autore teatrale, Gaetano come sempre, e Grazie non possiamo che farti veramente un in bocca al a voi. Viva lupo il lupo. forte. Grazie e grazie ai nostri telespettatori.